La chiesa di San Vitale, che sorge vicino alla principale piazza cittadina dove si incrociavano in epoca romana il Decumano e il Cardo, è una delle più antiche della città ed era ricordata già in un documento del X secolo. Nella prima metà del Seicento vi si è insediata la prestigiosa e ricca Compagnia del Suffragio, protetta dalla duchessa Margherita Medici Farnese, che decideva di ricostruire la chiesa più grande e con la facciata sulla via principale. Il progetto era affidato a Luca Reti, statuario ducale, e all'ingegnere modenese Felice Pasciuti, con la collaborazione di Cristoforo Rangoni, i quali disegnavano un edificio barocco ad una sola navata con 5 cappelle laterali per parte e un'ampia zona absidale. Il tempio veniva consacrato dal vescovo Carlo Nembrini nel 1658 e nel corso dei secoli sono stati effettuati vari mutamenti e restauri. L'ultimo intervento, causato dai danni del forte terremoto del 1996, è avvenuto tra la fine del secolo scorso e l'inizio del 2000. È durato ben 10 anni e ha ridato alla chiesa tutto il suo fascino secolare. La facciata, segnata verticalmente dalle paraste, è divisa in 2 parti ed è alleggerita da nicchie in cui sono collocate le eleganti statue settecentesche di Pietro Sbravati. Nella parte inferiore si trovano i santi Gregorio Magno e Bernardo, vescovo di Parma e patrono della diocesi, con ai lati i santi Gervaso e Protaso, figli di San Vitale e Santa Valeria, che vediamo nella parte superiore. A fianco delle porte laterali, il pittore Giuseppe Peroni ha rappresentato San Vitale a cavallo e la Madonna col bambino. Entrando, si coglie un'atmosfera di partecipata spiritualità vissuta attraverso la ricchezza delle numerose opere d'arte, testimoni di particolari momenti devozionali che ripercorrono 3 secoli d'arte religiosa parmigiana. La prima cappella a sinistra è dedicata al battesimo, che segna l'ingresso nella vera vita, la vita cristiana che non ha confini temporali.
è stata sistemata negli anni 30 del Novecento. Col fonte battesimale in marmo bianco, disegnato dall'architetto parmigiano Camillo Uccelli e col quadro di Don Nino Pozzi, rappresentante San Giovanni Battista, che sulla riva di un corso d'acqua indica il cielo e la funzione salvifica del battesimo. L'Assunta portata in cielo dagli angeli è di un altro pittore parmigiano, ma ottocentesco, Giovanni Gaibazzi. La seconda cappella, dedicata a San Giuseppe, è stata sistemata alla fine del Settecento con la classicheggiante bianca ancona marmorea, disegnata dall'architetto Pietro Rasori ed eseguita da Fortunato Rusca, nella quale è stata posta la stela con San Giuseppe e il bambino del noto pittore milanese Carlo Francesco Nuvolone. Degno di interesse è pure il San Tiburzio, martire, dipinto nel 1723 dal parmigiano Clemente Ruta, prima di partire per Napoli come pittore di corte. Nella terza cappella campeggia uno splendido quadro con San Francesco di Paola e Re Luigi XI. L'ha realizzato nel 1799 il parmigiano Gaetano Callani, pittore e scultore di straordinario talento, tornato da Milano dove aveva eseguito le sculture per la sala delle cariatidi nel Palazzo Reale. Qui hanno il loro patrono i sarti, Santo Mobono, dipinto nel suo atelier da Latino Barilli a metà del secolo scorso. La copia della Madonna del San Girolamo del Correggio è del contemporaneo Severino Silvani. Nella quarta cappella, l'icona di marmi variegati reca al centro San Filippo Neri che incontra San Felice da Cantalice dell'Emiliano Giambattista Caccioli, allievo di Carlo Cignani. Attribuito ad un altro più celebre emiliano, Lionello Spada, è il toccante Cristo alla colonna.
ed eccoci nella quinta cappella ad un'opera di eccezionale esuberanza barocca che circonda l'altare dedicato alla Beata Vergine di Costantinopoli, rappresentata come Madre di Dio in una tela seicentesca attribuita a Fortunato Gatti. Intorno alla sacra immagine, custodita in una sontuosa cornice marmorea e sormontata da due angeli che reggono un'aurea corona e da un cartiglio con la scritta «In me omnis gratia», tratta dall'Ecclesiaste, i fratelli Leonardo e Domenico Reti, tra il 1666 e il 1669, hanno costruito un capolavoro scenografico a stucco con santi, putti e decorazioni naturalistiche ricchissime di gigli farnesiani che occupano tutte le pareti e si estendono fino al soffitto. L'opera, considerata una delle più prestigiose della scultura barocca emiliana, è stata finanziata da Carlo Beccaria, tesoriere del Duca e membro della Compagnia del Suffragio, che aveva scelto la cappella come luogo della propria sepoltura. Nella parte inferiore, ai lati della Vergine, campeggiano con teatrale gestualità i santi fondatori dell'Ordine della Trinità per la liberazione dei cristiani caduti in schiavitù, Felice di Valois e Giovanni di Mata, con ai loro piedi supplici schiavi incatenati. Nelle pareti si tagliano i quattro santi della famiglia Beccaria. Ai lati i beati Tesauro, Vallombrosano e Francesco Francescano e vicino all'ancona Lanfranco Teologo, che regge devotamente il dorato ostensorio, e Lanfranco Vescovo di Pavia. Nella parte superiore emergono le statue allegoriche della fede, della giustizia, della carità e della speranza, nonché lo Spirito Santo sotto forma di colomba, circondato da angeli e da ghirlande, mentre l'arco è decorato con festoni vegetali e stemmi della famiglia Beccaria. Nella cimasa due uomini scheletrici reggono un cartiglio con una frase presa dal Libro dei Re, Opus, grande ergo facio, e sotto in un altro cartiglio «Ut liberentur delecti tui», un'invocazione a Dio che propizi la salvezza. Il santuario è il fulcro del sacro edificio. L'ampio presbiterio concavo è stato ridisegnato nel 1726 dallo scenografo di corte Pietro Righini, che l'ha delimitato con una ritmata balaustra marmorea
chiusa da una raffinata cancellata. Il marmo risplende ovunque, nel pavimento, nelle decorazioni, ma soprattutto nell'imponente altare e nella grandiosa ancona addossata alla parete. L'altare, con l'elegante urna contenente le reliquie di San Vitale, si taglia al centro del santuario ed è stato realizzato da Andrea e Domenico della Meschina, con alcune modifiche apportate da Maurizio Lottici. Davanti è stata posta la mensa con un dorato pagliotto ligneo con rilievi arabescati. Sul fondo la complessa e grandiosa ancona in marmi policromi, scolpita da Antonio e Giuseppe Orlandi, racchiude il classicheggiante dipinto con la condanna al martirio di San Vitale, che al centro della scena dichiara orgogliosamente al giudice paolino la propria fede cristiana. È stato realizzato nel 1832 dal parmigiano Michele Planker. Completano lo scenografico apparato le sinuose statue rococò del carrarese Giuliano Monzani, artista legato ai Farnese, con le allegorie della fede con il calice e della carità con il bimbo. Allo stesso periodo risalgono gli stalli lignei del coro. La decorazione pittorica dell'abside è stata affidata all'abate Giuseppe Peroni, rinomato artista parmigiano che si era perfezionato a Bologna e a Roma ed era richiestissimo. Infatti, nello stesso periodo, tra il 1760 e il 1763, lavorava anche nella nuova chiesa di Sant'Antonio Abate. Nell'abside viene celebrata nella volta l'apoteosi di San Vitale in gloria tra gli angeli con la palma del martirio, mentre sulle pareti, in due scene con teatrali sfondi monumentali romani, ricchi di colonne, statue ed edifici, si raccontano la testimonianza cristiana del santo militare a cavallo che propaganda la fede, confortando il medico ursicino ed il suo atroce martirio ad essere sepolto vivo. Ai lati, le monocrome immagini della giustizia con la bilancia e la spada e della carità con la fiamma ardente. Al centro del catino la religione, assistita luminosamente dallo Spirito Santo, trionfa mostrando le chiavi di Pietro e tenendo accesa la fiamma della fede. Completano il complesso apparato iconografico, raccordato dalle inquadrature architettoniche del reggiano Gaspare Bazzani, due scene bibliche a monocromo. Nelle pareti della parte anteriore del santuario emergono le settecentesche cantorie decorate con aurei strumenti musicali sopra le quali si innalzano le lucide canne del famoso organo Serassi, installato nel 1837 e oggetto di vari interventi. L'ultimo è avvenuto dopo il terremoto e gli ha fatto recuperare una straordinaria sonorità che consente l'esecuzione di concerti ad altissimo livello. Thank you.
tornano i bassi. C'è anche la ciliegina. La cupola luminosa è inserita in un alto tiburio modificato nel 1680 dall'ingegnere ducale Domenico Valmaggini. Gli ornati e le stuccature dei pilastri della navata sono stati rinnovati nel 1840 dagli architetti Pietro Rasori e Giovanni Pavarani. Nella parte interna dei pilastri sono state poste le stazioni della Via Crucis in terracotta policroma, realizzate nell'Ottocento dallo scultore parmigiano Giuseppe Carra, con vivace tensione emotiva.
Procedendo verso l'uscita, le cappelle vengono definite in ordine decrescente. La quinta cappella è stata creata nell'Ottocento, poiché inizialmente vi era un ingresso che ricordava quello della primitiva chiesa. Qui è stato collocato il bell'altare ligneo settecentesco proveniente dalla soppressa chiesa di San Tiburzio, che nell'ancona racchiude la statua lignea della Madonna che sostiene il bimbo con le braccia aperte verso i fedeli in segno di carità. Dalla stessa chiesa provengono pure i due maestosi angeli Regi Candelabro. Il quadro con Pio XII in preghiera è di Latino Barilli. Nella quarta cappella si è colpiti dal grande crocifisso ottocentesco in stucco colorato dello scultore Stanislao Pescatori, accademico onorario, inserito nell'ancona sovrastante l'altare disegnato da Pietro Rasori. Ai lati le due tele raffiguranti Gesù nell'orto e Gesù deposto dalla croce, dipinte con espressioni e colori accentuati da Don Nino Pozzi negli anni 30 del Novecento. Nell'ancona a stucco di Camillo Rusca della terza cappella è stato posto il quadro della Madonna con il Bambino e i santi Antonio da Padova e Vincenzo De Paoli, di un pittore bolognese vicino al Guercino. Latino Barilli ha reso omaggio in una suggestiva opera densa di guizzi luminosi a Sant'Apollinare, primo vescovo di Ravenna e martire, titolare della parrocchia che è stata unita a San Vitale nell'Ottocento, periodo nel quale risale la martire Santa Apollonia in preghiera di Giovanni Riccò. La santa è inginocchiata, per terra vi sono le tenaglie con cui gli strapparono i denti, per cui viene pregata contro il mal di denti. La seconda cappella reca nella classicheggiante ancona in stucco disegnata da Girolamo Gelati e realizzata da Matteo Rusca
la toccante immagine della Vergine di Caravaggio che benedice Giovannetta de' Vecchi, dipinta con tenero realismo da Carlo Francesco Nuvolone sullo sfondo di un significativo paesaggio. Il concitato martirio di San Giovanni Nepomuceno è di Pietro Rubini, artista tra i più prolifici del Settecento parmense. Nella prima cappella si trova una suggestiva, vibrante opera di Mauro Oddi, il più grande pittore parmigiano del secondo Seicento, allievo a Roma di Pietro da Cortona. È il San Carlo Borromeo che distribuisce l'elemosina ai poveri, per la quale nell'Ottocento è stata disegnata da Giovanni Pavarani un'elegante ancona realizzata da Camillo Rusca. Parmigiano è pure Giuseppe Fava, autore della Serena Annunciazione, densa di elementi simbolici, datata 1688. La Madonna e il Bambino con i santi Rocco e Sebastiano ai modi accentuati di Girolamo Corti, sacerdote pittore attivo nella prima metà del Settecento. Un ultimo sguardo prima di uscire va dato alla controfacciata, dove campeggia l'enorme tela ottocentesca, larga 9 metri e alta 5, di Giovanni Tebaldi, con San Gregorio che prega per le anime del purgatorio, vaganti in una tenera atmosfera azzurrina. E nella finestra riluce il mosaico vitreo a gran fuoco cui il pittore Luigi Bini, nella metà del secolo scorso, ha rappresentato la Sacra Notte.